Cusimo Neyman contro la Parenese continua e ancora una volta gli azzurro stellati riescono a battere la formazione costiera. Minuto 94, tutti nell'area piccola del Sorrento, la punizione di Maisto, spizzica di testa Giovanni Esposito, prolunga per Castaldo, il suo colpo di testa si insacca tra il tributo generale. Paganese batte Sorrento 2-1, cominciamo dalla fine questo derby numero 55 che vede la Paganese con questa vittoria abbandonare l'ultima posizione in classifica. Si inizia tra lo sciopero della curva nord che espone uno striscione a volte il silenzio è più assordante di un boato, tifosi che entreranno solo dopo il 15° minuto esponendo lo striscione tanti chilometri macinati, nessun calciatore acquistato per controbattere alla mancanza di rinforzi della società sino a questo momento. Gara subito vibrante su un terreno di gioco pessimo e fangoso. Al quarto minuto la botta di Chanamé respinge con i pugni Marco Nato. Punizione al decimo di Angeli, di pugni questa volta, e Melillo a rispondere alla cannonata del rossonero. Al dodicesimo azione dubbia in area di rigore del Sorrento, Izzo atterrato, l'arbitro fa proseguire. Come detto, al quindicesimo fanno il loro ingresso i tifosi in curva nord che contestano l'operato della società, ma nel frattempo la gara sul fango del Torre prosegue tra mille batti e ribatti e tanta cura e grinta da parte della Paganese contro un Sorrento ordinato. E al ventisettesimo ci prova l'ex De Josa su punizione, la barriera però devia in angolo. Nella ripresa subito due cambi sulla sponda rossonera, Simonelli tira fuori l'altro ex di giornata Esposito per Silvestri, mentre Palumbo toglie dalla mischia Zariné per Lasagna. Al dodicesimo si fa vedere Pignalosa, la sua botta è a fil di palo. Al tredicesimo Paganese con Izzo che lancia Lasagna, appena subentrato tocca l'indietro per Memusciai, pallone che termina al lato. Ancora Paganese a macinare azioni sull'infame terreno di gioco del Torre, Izzo per Lasagna che serve torto di pallone al lato. Ancora sull'asse Izzo, Lasagna occasionissima al diciassettesimo per la Paganese. L'attaccante siciliano entra in area tutto solo dinanzi al portiere, anziché tirare rientra sul sinistro, serve Tortori sul lato opposto, il diagonale però è a fil di palo. Gol fallito, gol subito, la legge non scritta del calcio si avvera al ventiduesimo, cross dalla destra e Paulinho ad incrocio in sacca sul palo lontano difeso da Melillo. Si fa in salita la gara della Paganese e al 31esimo però ci pensa a riequilibrarla Marco Nato che svirgola un pallone, Lasagna defilato però lo infila nell'angolo lontano, 1-1. Da questo momento la Paganese ha di nuovo la carica e butta il cuore oltre l'ostacolo per cercare di superare l'11 di Simonelli. Ancora Lasagna in grande spolvero, supera la difesa rossonera, si allunga però la sfera, esce Marco Nato che si intessa del pallone e avvalanga su Lasagna che chiede inutilmente il calcio di rigore. 39esimo, Paganese ancora all'attacco, palla nel mucchio, si ostacolano Castaldo e Tortori, l'attaccante comunque da terra riesce ad iniziare la sfera verso l'incrocio dei pali, Marco Nato si salva in angolo. All'ultimo respiro, come già detto al 94esimo, punizione di Maisto, svetta Castaldo che manda la Paganese in paradiso e la toglie dall'inferno dell'ultimo posto in attesa dei rinforzi di domani.